Professore Melchionda, buon sabato. Buongiorno Mario e buon sabato a tutti e a tutte. Allora, professore, abbiamo letto un suo accorato appello, una preoccupazione, insomma, che ha evidenziato rispetto, insomma, al problema della pandemia, ecco, del virus che sta interessando un po' tutti, ecco, ha messo insieme un po' la preoccupazione, come abbiamo detto, e anche un po' forse diciamo degli atteggiamenti, insomma, ecco, una impostazione legata un po' al consumismo, legata un po' a questo desiderio smodato, forse, di eccessivo, insomma, ecco. Per certi versi, insomma, di vivere in un certo modo. Chiaramente siamo in una fase in cui è evidente che dobbiamo mordere il freno e dobbiamo, insomma, stare un po' più attenti a quello che facciamo. Beh, io credo che abbiamo bisogno di considerare questo momento storico, questa pandemia, nel giusto modo. Cioè, è una situazione preoccupante, io non credo che possa essere sottovalutata. E allora, al di là di quello che può essere magari anche l'impostazione politica o i suggerimenti, o le non impostazioni, diciamo, o i non suggerimenti probabilmente che arrivano, o confusi, io credo che occorra un senso di responsabilità da parte di tutti quanti noi. Io non ho bisogno che mi si dica che cosa, no? Qual è la gravità della situazione. I dati che ho a disposizione, le morti, questa anche contagiosità di questo virus, mi mettono in condizione di stare attento. E allora, ecco, da questo sono preoccupato. Invece, ho l'impressione che anche chi ha gli strumenti per leggere, per poter rispondere in maniera adeguata, abbia bisogno di imposizioni o di impostazioni. Cioè, voglio dire, se qualcuno dice domani che la nostra regione è zona rossa, allora noi stiamo dentro. Se ci dice che poi è gialla, noi stiamo fuori. Al di là di capire se le situazioni sono effettivamente migliorate o non migliorate rispetto a quella che è l'oggettiva preoccupazione della pandemia o la contagiosità di questo virus. Ecco, questo è il fatto. E allora, dato che le persone sono portate a quasi a sottovalutare un po', cioè c'è buona parte, io dico buona parte dei cittadini, purtroppo per fortuna non è sempre, non è così, e quindi vi è chi, a mio avviso, la cosa la valuta nella giusta posizione e quindi riesce a contrastare. Allora, questa situazione mi crea un po' di preoccupazione, e soprattutto adesso in questo periodo, cioè quest'ansia di consumo a tutti i costi, no? Cioè perché è Natale, snaturando la funzione del Natale stesso. Cioè, credo che non sia logica, non sia corretta. Ecco, l'uomo sta diventando solo uno strumento di lavoro e quindi di consumo. Il lavoro in relazione al consumo. E questo è la nostra società, che noi definiamo ormai, no? La società dei consumi, ci invita solo a fare questo. E noi diventiamo consumisti in maniera esagerata in certi momenti, dimenticando anche i valori veri, l'essenza della vita. Ecco, oggi io credo, mi permetto di dire questo, questo momento, questo mese, anche il Natale, e io lo dico da non credente, ma ritengo per quello che è stato anche nella mia formazione culturale il Natale, questo periodo. È un periodo particolare, una festa particolare, è un momento di ritrovo, lo è stato sempre, no? Della famiglia, dei valori, la nascita di Cristo. Ecco, è proprio necessario che questa festa, questa festività diventi a tutti i costi una festività dove splendono le luci, si illuminano i viali, i corsi. Ma non per esaltare il valore del Natale, per esaltare e per indicare i punti di consumo. È questo che non credo che possa essere. E mano a mano che andiamo avanti, la cosa peggiora, non migliora. Cioè, se io vado indietro di 50 anni fa, io non ricordo i nostri paesi illuminati, no? Anche in occasione del lockdown, anche in occasione delle situazioni che stiamo vivendo, comunque le illuminazioni si fanno.
anche se dovessero essere chiusi, cioè proprio per indicare il consumo. E questo, a questa situazione, ecco, io, diciamo, cerco di, per quello che possono, di oppormi, di non essere d'accordo. Certo, oltre a dirlo e a suggerire di non fare, di non cadere in questo tranello dell'essere consumista, quindi di essere un modello che è solo un modello del mercato, ecco, uno non può fare. Però mi permetto di suggerirlo anche in, scrivendo e potendolo eventualmente dire in tutti i modi. Del resto, beh, insomma, parlando del Natale, no, di questa situazione particolare, è così bella, quella lettera e quegli auguri di Don Tonino Bello, gli auguri scomodi, no? Che probabilmente tu ricorderai Sì, bene, Mario, sì, sì. e che tutti, sicuramente gli ascoltatori ricorderanno. Beh, quando diceva che questo Gesù che nasce vedia la nausea, no, di una vita egoista, assurda. E noi dobbiamo scoprirla questa cosa. Il bambino che dorme sulla paglia ci dia questa voglia di sentire invece la necessità dell'altro e noi avremo bisogno di recuperare queste cose. Allora perché la pubblicità ci assilla sul consumo e non su questi valori? Ecco, allora io penso che c'è proprio un'impostazione generale di un mondo. Tu mi dirai, sì, ma l'economia va avanti perché il consumo dobbiamo attivarlo, ma io credo che certamente abbiamo bisogno di equilibri, ma io immagino un mondo un poco diverso rispetto a quello che c'è. Certo, professore, sono davvero spunti interessanti, tra l'altro credo spunti anche, diciamo, anche complicati, perché purtroppo davvero ecco, questo pensiero è davvero controcorrente, ma essere controcorrente non è negativo, anzi è appunto è uno stimolo. Poi io credo che ci possa essere anche non per forza, insomma, una via di mezzo, però sicuramente Sì, ma io credo che, cominciare a insomma, tagliare io, gli eccessi, cominciare, no, ecco. ma certamente io non voglio essere solo strumento, no? In mano a questo mercato che mi vuole a tutti i costi, figlio del consumo e consumista a tutti i costi. Insomma, io recupero i valori essenziali poi della vita. Io mi accorgo di essere fortunato rispetto a tanti altri nel mondo che vivono peggio di me, che hanno situazioni di grande disperazione. Mi riferisco ai tanti poveri, mi riferisco a chi oggi soffre e ha problemi addirittura di inclusione nella vita, nel mondo. E io non posso essere indifferente, cioè io sono perché ci sono gli altri. Non ce lo dobbiamo dimenticare, se io fossi solo nel mondo, ma di che cosa potrei gloriarmi? Al di là della possibilità di poter vivere o meno. Io intanto sono perché ci sono gli altri che stanno vicino a me, e gli altri fanno parte di me, sono parte di me, come io dovrei e credo di essere parte degli altri. E Certo. allora se non consideriamo queste cose, non recuperiamo niente dei valori essenziali della vita. E queste domande ce le dobbiamo porre, non possiamo far finta di niente. L'economia, ma modifichiamo il mondo se questo a tutti i costi è la risposta alla quale dobbiamo noi rispondere e adattarci. Vuol dire che stiamo andando in un mondo sbagliato, che questo mondo è sbagliato proprio all'origine. Certo. Lo dobbiamo ribaltare, questo è quello che io dico. Ecco, professore, un altro argomento che pure può apparire quasi controcorrente, nel senso che proprio nei giorni scorsi a Roma c'è stato un incontro importante, promosso anche da Libera, in cui si è parlato di difesa della Costituzione. C'è chi potrebbe dire, ma perché la Costituzione va difesa e attaccata? Ed è così invece, ecco, professore, se vogliamo parlare di questa iniziativa importante. Certo, ma è un altro elemento importante che si inserisce, del resto credo che ognuno di noi, no, faccia delle scelte nella vita, anche politiche, che sono globali. Non posso essere quello che sono perché, solo per una ragione, perché questo governo non mi piace. Allora, ecco, io ho una visione del mondo complessiva e quindi le cose sono conseguenziali. Cioè, è presente ormai, se ne discute già da un po' di tempo.
di un disegno di legge sulle autonomie, queste cosiddette autonomie differenziate, anche perché la regione Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna hanno proposto, no, una forma di autonomia differenziata facendo del referendum e hanno posto il governo nella condizione di dover fare dei provvedimenti, quasi minacciando, no, delle situazioni di secessione, eccetera. Insomma. Ora, che cosa è stato fatto? Il ministro Boccia ha introdotto un decreto di legge, ha proposto un decreto di legge che è stato inserito nella legge di bilancio 2021 e che il Parlamento dovrà discutere in questi giorni. Che significa autonomia differenziata? Ed ecco il motivo della manifestazione che è stata fatta ieri pomeriggio in parecchie città d'Italia e soprattutto a Roma. Certo, in condizioni di pandemia, le manifestazioni rivestono un carattere particolare e chiaramente si utilizza molto le piattaforme online. Purtroppo, ma giustamente bisogna fare così. Però il messaggio e la protesta non può mancare, in un modo o nell'altro deve arrivare. E sono state fatte tante lettere per quanti sono i parlamentari, e a tutti i parlamentari è stato indicato qual è la strada che secondo i movimenti, il Comitato per il Ritiro di Qualunque Autonomia Differenziata, la Rete dei Numeri Pari, altre associazioni che si sono impegnate, interessate, per cui chiaramente Libera all'interno proprio della Rete dei Numeri Pari, ecco, sostengono il ritiro e hanno presentato questa legge, questa lettera ai parlamentari dicendo attenzione. Ritirate perché l'Italia è una e indivisibile. Non possiamo tornare alla pre-unità d'Italia, al Risorgimento. Non possiamo tornare a quel periodo. Assolutamente no. E invece questo decreto di legge, Boccia, chiamiamolo così, per il nome del ministro, va in questa direzione. Quali sarebbero le conseguenze? Sarebbero molto negative. Avremmo un paese ancora più frammentato, disunito. Cittadini di serie A, cittadini di serie B, addirittura potremmo avere cittadini di serie Z, no? Per dire che c'è una differenza, uno sfilacciamento, cioè un'Italia divisa in 20 staterelli. E questo disegno di legge praticamente addirittura andrebbe a legittimare la costruzione di 20 piccole patrie. A ognuno di questi è la Certo. possibilità di gestire autonomamente addirittura il sistema scolastico, la tutela del territorio, dell'ambiente, i contratti di lavoro, il gettito fiscale. Cioè, ma insomma, dobbiamo renderci conto, sono 23 queste, i provvedimenti di autonomia differenziata che si chiedono. E non credo che sia possibile. E allora ci vuole un po' di lungimiranza e ci vuole anche un poco di attenzione. E non possono questi governanti immaginare di poter fare tutto con improvvisazione e approssimazione. Allora ci vuole anche serietà. Ora, noi già l'abbiamo visto che cosa è successo proprio con la regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. I danni sono incalcolabili. Ci sono disastri causati dalla privatizzazione, dalla negazione del diritto alla salute per tanti cittadini e cittadine italiane, fino ad arrivare addirittura alla differenza nettissima tra nord e sud dell'Italia. Ora, una regionalizzazione della sanità, che insieme alla privatizzazione, comporterebbe un disastro notevole in relazione ai dati sociali che abbiamo. Ecco allora il motivo di questa preoccupazione è la manifestazione che si è fatta ieri. Io penso che in questa fase storica come questa dovremmo lavorare per uniformare, garantire i diritti e le prestazioni del nostro paese, no? Questa autonomia differenziata, che poi si utilizzano anche dei nomi particolari, autonomia, quasi come se fosse autonomia, capacità di poter attivare processi in libertà e quindi si mettono insieme valori, ma si perde di vista quello che è l'unicità del paese e anche il percorso. È l'unità della Repubblica. Cioè io credo che si va a minare la Costituzione, ecco. Si va a minare la Costituzione, una Costituzione che vuole un'Italia che sia unita, libera, democratica,
ora al di là degli articoli e delle cose, dei primi articoli della Costituzione, fondata sul lavoro, fondata sul rispetto, sulla solidarietà, sulla garanzia dei diritti. Ecco, noi andremmo invece a dividerla e non avremmo più nessuna tutela da questo punto di vista. Ora, il problema qual è? È come tante altre cose. Io non voglio dire che noi abbiamo ragione e gli altri hanno torto, no. Però spesso succede che anche, diciamo, la storia ci ha insegnato che molte volte che abbiamo denunciato situazioni e molte volte abbiamo perso, nel senso che non siamo riusciti a far passare questa nostra attenzione o diciamo preoccupazione. È capitato che poi a distanza di anni ci siamo resi conto che avevamo effettivamente sbagliato, che si era sbagliato. Si guarda la scuola, si guarda la sanità, si guardano i tagli nella giustizia, si guardano i tagli nell'ambiente. Che cosa è successo e sta succedendo nel mondo del lavoro? Cioè, proprio perché se vai in una direzione, ma come lo dobbiamo dire? Come dobbiamo fare per essere ascoltati e per portare un po' di azione pensata, no, nel nostro Parlamento e nei nostri governi? Già lo abbiamo visto, i governatori delle regioni sono un contro l'altro, armati addirittura, e contro il governo spesso. Ecco, noi vorremmo creare una situazione di questo, andremo a rafforzare una situazione di questo tipo. E penso proprio che non ci troviamo nella condizione, oggi soprattutto, di doverlo immaginare. Assolutamente. Professore, c'è una buona notizia in tutto questo, lo leggevo nei giorni scorsi, Sì. non so se insomma, l'ha letta, praticamente il nuovo vescovo, che poi insomma, è arcivescovo di Napoli, e chissà forse futuro cardinale, è molto amico di Don Luigi Ciotti, nel senso che veniva Sì. esaltato, insomma, ecco, Monsignor Battaglia Sì. come personalità insomma molto vicina alle persone, insomma, è vescovo di strada, insomma, è stato Esatto, era definito. perché è partito come prete di strada Sì, e sì, sì. quindi, diciamo, in questa carriera della strada, cioè di incontrare la gente, di Esatto. trasformare, che è una cosa bella. Io ripeto, insomma, probabilmente forse non sono la persona più indicata a parlare di queste cose, però sempre in logica mi riferisco quando anche Don Luigi Ciotti, no, molte volte negli incontri che ti libera, nei passaggi, no? Cita e dice, beh, insomma, la Chiesa, no? Tra l'altro, è prete, quindi è giusto che intanto faccia riferimento Certo. alla Chiesa, e dice, io la ritrovo nella strada, la ritrovo tra la gente, la ritrovo in mezzo agli operai, tra i disoccupati, tra i braccianti, tra gli immigrati. E beh, io credo che io mi ci ritrovo, insomma, perché è così che deve essere, secondo me, una Chiesa. Certo. Si può immaginare e pensare che la Chiesa sia dentro le mura. Ecco, ora credo che questi preti di strada, quindi questo vescovo, arcivescovo, questo futuro cardinale sicuramente, no, come tu dici, di Napoli, io penso che sicuramente incontrerà, e Napoli ha bisogno di essere incontrata nei vicoli, nei quartieri, nelle Certo. zone di povertà, nello stadio, nelle zone dove la gente vive le passioni, dove la gente vive anche le contraddizioni, nei luoghi di lavoro che purtroppo oggi si perdono, e anche dello sfruttamento e soprattutto della delinquenza organizzata e della camorra. Non ce lo dimentichiamo, Napoli è il focolaio, è il centro, il nucleo della camorra, ed è ancora lì anche la camorra europea, quella che, sebbene non è come l'Ndrangheta, però ha comunque un nucleo che è a Napoli. E quindi io credo che queste persone occorrono in una città come Napoli, una città complessa, bella, straordinaria come Napoli, queste persone che incontrano fuori dalle chiese le persone e i problemi. Certo. Professore, sempre nei giorni scorsi ho avuto modo di seguire in diretta su Basilicata Net il dibattito che si è svolto nel Consiglio regionale lucano sul Recovery Fund, praticamente questi soldi che verranno messi a disposizione per una ripartenza, speriamo sia così, questo piano Marshall, insomma, ecco, di questo tempo. E sentivo, ascoltavo un po' i consiglieri regionali che, insomma,
insomma, lamentavano un poco coinvolgimento del territorio, i giovani totalmente assenti. Ricordiamo che Certo, questi certo. finanziamenti dovrebbero andare soprattutto nella direzione, insomma, appunto del futuro, e quindi di fare in modo che, insomma, possano essere spesi anche diciamo verso i giovani, verso le loro prospettive. Ecco, il professore Melchionda, che idea si sta facendo di questo dibattito? Ci sarà una ripartizione tipo a pioggia, per intenderci, che alla fine non porterà da nessuna parte? Questo rischio c'è, lo sappiamo, perché siamo in Italia e questo purtroppo è accaduto varie volte, però questa volta la cifra è molto forte e corposa, e quindi sarebbe davvero un peccato perdere questa opportunità. E chiedo, per chiudere la domanda, su quale ambito specifico il professore Melchionda attesterebbe le cifre maggiori di questi 209 miliardi? Ma innanzitutto la preoccupazione che tu sollevavi è una preoccupazione legittima, nel senso che c'è il rischio che si vada nella direzione di utilizzare una quantità di fondi che probabilmente non abbiamo mai avuto e che abbiamo bisogno di indirizzare bene. Diversamente si perdono delle occasioni e poi veramente può essere un'ultima volta, nel senso che potremmo perdere un treno che ci metta nella condizione di poter recuperare i gap che sono tra le regioni più forti. Bene, io penso che questo governo regionale innanzitutto non ha mostrato una grande disponibilità a consultare i territori né una grande apertura democratica. Ma del resto c'è una situazione che ormai è generale, quella di accentrare l'uomo solo al comando. Chi comanda, chi decide e basta, non bisogna perdere tempo nelle discussioni perché i pensieri sono tanti, ognuno ha un modo di vedere, così perdiamo solo tempo. E quindi chi la comanda e si assume le responsabilità. Sarebbe un grosso errore se si facesse questo. La Basilicata noi sappiamo che ha bisogno di interventi specifici, però ha anche delle risorse eccezionali. Diciamo la verità, e quindi queste risorse devono essere utilizzate e indirizzate bene. Io quali sono i settori nei quali utilizzerei queste cose? Innanzitutto abbiamo bisogno di valutare quella che è la disuguaglianza sociale, la dignità della persona, il lavoro, l'ambiente, la tutela della salute, e queste sono la scuola e la formazione, e indubbiamente la democrazia e le istituzioni. Sono questi i temi sui quali si deve giocare. Però mi pare che ci sono delle indicazioni che partono dalla Comunità Europea, che sono fatte proprie anche per forza dal governo nazionale, anche se ancora è molto tutto vago, però l'ambiente, la politica e le povertà giovanili, e quindi l'impiego dei fondi verso un'occupazione di ricerca, la digitalizzazione, quindi una formazione professionale che ci metta nella condizione di poter essere adeguati ai tempi, io credo che siano settori importanti. Come si fa, per esempio, in Basilicata a non avere attenzione sulla questione dei trasporti? Dico così, il fatto delle ferrovie, che Matera è una città che non ha la ferrovia, com'è possibile? Una provincia intera che viene tagliata, se non lambita, da una ferrovia che non serve a noi, Regione Basilicata, ma che è costretta a passare, perché la Basilicata taglia lo stivale e quindi necessariamente la deve attraversare, ma abbiamo bisogno anche di adeguare queste strutture, senza fare grosse opere eccezionali, abbiamo bisogno anche di recuperare le situazioni esistenti. Abbiamo bisogno però di attenzionare bene la questione energetica e la questione ambientale. Se noi vogliamo salvare la Basilicata, abbiamo bisogno, secondo me, anche di dire stop a quello che è il discorso del petrolio, anche se è una politica nazionale questa, ma abbiamo bisogno di mostrare la nostra forza in questa direzione per valorizzare le risorse che abbiamo. Noi abbiamo risorse, dicevo, eccezionali, l'acqua, il territorio nella sua eterogeneità naturale,
anche la pace e anche l'orografia del territorio. Sono delle cose che abbiamo bisogno di valorizzare, non è che le dobbiamo scoprire o le devono scoprire gli altri, quelli che vengono e scoprono i sassi di Matera e dicono che bellezza, ma come? Da 40 anni e qui non c'era nessuno che li aveva visti o li aveva individuati. Beh, allora abbiamo bisogno di trovare tutti i vari punti, abbiamo bisogno di rendere anche forte la presenza dei piccoli comuni, dei centri di cui è fornita la regione Basilicata. E chiaramente tutto questo deve essere legato a quello che è l'esigenza della persona, immagino il settore sportivo, il tempo libero, la protezione civile, immagino la valorizzazione dei beni culturali, la promozione anche delle attività culturali, l'agricoltura e l'alimentazione. Io credo che sono delle cose che hanno bisogno di essere attenzionate, con delle priorità queste. E noi potremmo diventare, come Regione Basilicata, visto anche l'entità di questa risorsa, veramente un modello, un grande laboratorio, che può essere visto come un laboratorio addirittura di ricerca e di, anche di esempio per le altre regioni. Ora, se la regione si apre, nel senso, questi amministratori, governanti regionali, si aprono anche alle forze e al territorio, io credo che ci sono le intelligenze sul nostro territorio per poter dare idee e poter fare dei percorsi chiaramente concreti, però abbiamo bisogno di sentire le ragioni in maniera oggettiva, le ragioni un po' di tutti per cercare di impostare, anche nei tempi, io mi rendo conto che abbiamo bisogno anche di farlo in tempi che non siano tempi biblici, ma abbiamo bisogno di farlo anche in tempi medio rapidi. Però abbiamo bisogno di sentire un poco tutti, di avere questa visione democratica del territorio. Certo. Professore, passiamo alla seconda parte di questa nostra rubrica settimanale. Parliamo di Cosmo, parliamo di tante cose affascinanti che affascinano la mia persona, ma affascinano soprattutto, insomma, un uomo di scienza come il professore Melchionda. Allora, la domanda ha una premessa. Qualche giorno fa, circa una decina di giorni fa, mi trovai a vedere un documentario su Keplero, ne abbiamo parlato, e ad un certo punto, insomma, il buon Keplero, insomma, spiegava al suo re, insomma, ecco, un po' le misurazioni che stava facendo, che poi misurazioni che addirittura, adesso me lo confermerà il professore, sono tuttora attuali, nel senso che è un lavoro, cioè, che ha fatto, che è attualissimo, e invece c'era il re che ad un certo punto gli disse sì, va bene, lo sosteneva molto, almeno in una prima fase, però diceva insomma, mi devi scrutare, insomma, le stelle per sapere quale sarà il mio futuro, quale sarà il mio destino, perché vi era in quel periodo una, diciamo, una faida interna tra principi, il re, insomma, ecco. Allora io dicevo tra me e me, ma guarda un po', questi scienziati, insomma, si dovevano dibattere, no, tra il sacro, certo, e il profano, sì. E quindi la domanda, no, astrologia, astronomia, perché questi due argomenti che sono assolutamente, sì, possono avere dei punti di convergenza, ma da un punto di vista estetico, diciamo, tra virgolette, certo, estetico, ma non come sostanza. Ecco, una riflessione, certo, del professore. Beh, fino, su questo. Fino a Keplero, l'astronomia e l'astrologia viaggiavano più o meno a braccetto, quindi c'era la teoria geocentrica, la Terra al centro, Tolomeo aveva dominato per secoli, e quindi con la sua teoria. Con Keplero arriva Copernico, cade questa diciamo quest'idea, e cade anche l'astrologia. L'astrologia oggi possiamo dire in maniera molto semplice, e anche io, anche per liquidarla, nel senso, non nel senso che voglio annullarla, perché ma per liquidarla in termini scientifici, l'astronomia è una scienza. L'astrologia è una credenza, e oggi lo possiamo dire chiaramente, una pseudoscienza l'astrologia. Ecco, l'astronomia si basa su osservazioni, su studi, su calcoli. L'astrologia invece è una credenza, si basa su una visione degli astri in relazione a quello che era la Terra in passato.
Quando la Terra è stata spostata dal centro in un punto qualsiasi dell'universo e del sistema solare, beh, a questo punto l'astrologia non ha più ragione di esistere. Purtroppo non è stato così, nel senso che l'astrologia ha continuato e ancora oggi io non credo che esista un giornale, un rotocalco, un settimanale dove non ci sia in una o due pagine l'oroscopo. Sì. L'oroscopo è proprio la proiezione, no? La proiezione di quello che è lo studio dell'astrologia. Cercare di interpretare la vita degli uomini, dell'umanità, attraverso l'osservazione dei pianeti o degli astri nel cielo. Tu sei nato in quale mese? A maggio? Ebbene, sei nato a maggio, allora ti tocca questa vita. Cioè era una situazione che oggi non è accettabile. Io vorrei tanto invitare le persone a riflettere su queste cose, su queste credenze. L'altra volta, ricordi, abbiamo accennato brevemente alla Luna, sì. Alla Luna, dicendo che qualcuno ancora ci crede che quando la Luna è buona si fanno determinati lavori negli orti, quando la Luna non è buona se ne fanno altri e si evita di farne alcuni. Bene, la Luna è sempre lì. Ora, o che sia calante, o che sia crescente, è solo che è illuminata in un modo dal Sole rispetto ad altre ore, ma è sempre lì. Quindi come potrebbe incidere sull'agricoltura, sul travaso del vino, su altre operazioni che l'uomo possa eventualmente immaginare di fare? Assolutamente no, però ci crede. E allora che cosa unisce? Quest'ansia, ecco, quando tu hai detto di questi governanti, di questi imperatori, di questi regnanti che avevano al soldo questi scienziati luminari e che non li avevano per la voglia di scoprire, di fare scoperte scientifiche. Le avevano perché, come tu hai detto, volevano sapere il loro futuro, volevano cercare di capire che cosa succedeva loro dopo. E quindi diventavano non scienziati, dei maghi. Ecco, dice tu, oppure addirittura persone che erano predisposte quasi a poter fare le magie. Del resto, ricorderete tutti quanti che cosa questa idea di voler trasformare tutto in oro, no? Sì. Quando la scienza ancora pensava che potesse essere l'oro l'elemento ultimo della bellezza di tutte le cose. Beh, ecco, quindi allora c'è stata questa voglia, no? Questa voglia di poter leggere nel cielo quello che succede e quindi di poter addirittura stabilire la vita attraverso i momenti degli incroci tra i vari astri e i pianeti. Ma è una situazione che non è assolutamente, non ha una fonte, una di verità. Del resto l'astrologia si basa su un elemento che è importante, no? Che è un cielo di migliaia di anni fa. Di migliaia di anni fa, quando ancora non si pensava nemmeno che potesse esserci un movimento che si chiama di precessione degli equinozi, no? Un movimento che non è tra i movimenti noti, studiati della Terra, è un movimento millenario che avviene in migliaia di anni. E quindi una generazione o più generazioni hanno difficoltà a valutarlo e quindi non si teneva nemmeno in considerazione. La scienza scopre anche questo, però l'astrologia è rimasta ancora con l'idea di migliaia di anni fa, sbagliando, perché oggi anche quando dicono quando sei nato nel mese di maggio e allora sei nato sotto il segno dei gemelli, non è vero. Se si va a vedere non ci troviamo sotto il segno dei gemelli. Perché non è così, perché non hanno tenuto conto di questo spostamento, di questo movimento millenario e noi ci troviamo magari sotto il segno del toro e quindi sbagliando anche le previsioni e quindi anche le credenze non possono essere più, nemmeno a questo punto di vista, essere attendibili. Oggi la scienza, del resto questa domanda è molto importante, Mario, perché ci mette in condizione di capire quella che in effetti è, no, la scienza, questa occasione di poter fare ricerca e di capire i vari processi
che si verificano intorno a noi, ma l'importanza, no, della scienza è quando ci ha detto che noi siamo materia, al di là di quello che è il concetto poi spirituale, religioso, eccetera, ma noi dal punto di vista biologico, ecco, noi siamo materia, come è materia una roccia, come è materia un albero, e siamo formati dalle stesse particelle, gli atomi, siamo aggregati diversamente, e questa aggregazione è un'aggregazione che ci permette di poter immaginare che nel tempo le cose cambiano, perché se ci guardiamo indietro ci rendiamo conto che le cose erano diverse rispetto ad oggi. È questo processo evolutivo di trasformazione. Ora, e se noi capissimo questa bellezza, no? Questa dimensione che abbiamo, che la materia ha, io credo che tante cose potremmo forse viverle, e quindi anche la questione del consumismo, la questione dell'economia e della finanza, la potremmo vivere diversamente. E forse anche il coronavirus lo potremmo interpretare in maniera diversa, eh? Potremmo capire che cos'è un virus, potremmo capire un poco tutto. Io credo che c'è proprio bisogno di esercitare un elemento anche di pressione democratica, dico, ma di informazione democratica nella società per far capire i concetti essenziali della scienza. Perché questa domanda che tu hai posto è una domanda centrale proprio di quella che è una delle grandi rivoluzioni del nostro tempo, dell'umanità, che è la rivoluzione scientifica, che ci ha messo in condizione di capire qual è la nostra dimensione rispetto a tutti gli altri. Perfetto, professore, diciamo proprio un flash finale. L'altro giorno mi trovavo con una bambina, una ragazzina, ecco, che insomma, aveva un libro di favole, insomma, ecco. Però io gli chiesi: ma qual è la cosa che ti piace di più studiare? E lei mi disse: fare gli esperimenti, no? Gli esperimenti chimici, probabilmente. E tra l'altro, una ragazza bellissima, insomma, e mi colpì molto questa cosa. L'ho pensata perché ho detto: ecco, in questa bambina c'è questa sete di conoscenza, di sapere, no? Di essere sorpresa magari da quanto ti può avvenire intorno. Davvero, ecco, sono argomenti assai stimolanti e continueremo assolutamente a Ecco, fare perché domande. vedi Mario, se la bambina vede, tocca, si rende conto dei processi, non ascolta solamente. Ecco, la scienza ha bisogno di questo corollario, di questa unione, di questa forza da tutte le cose, di tutti i sensi. Quante volte abbiamo detto ti amo con tutti i sensi? Ma certo, ma non si può amare solo con un senso, con due sensi. Noi siamo fatti di questi sensi. E tutti e cinque i sensi dobbiamo esercitare nell'amore, nel rapporto con gli altri, nelle scelte. E la bambina capisce i meccanismi se li vede, se li tocca, se li fa, se li lega a quello che vede, vede, e quello che sente, quello che percepisce dall'esterno. Assolutamente sì. Professore, la ringraziamo davvero tanto e ci risentiremo nel prossimo fine settimana. Grazie ancora e buon sabato e buona Grazie, domenica. grazie e Grazie, buona domenica a tutti, grazie, grazie Mario. grazie professore.